stanno mai.
puoi dimenticare il tuo passato, quindi asciugati le lacrime, dico io, ogni cosa andrà bene. Buonasera a tutti e benvenuti. Con Woman No Cry, Mirko Ricci, la voce, alla chitarra Giacomo Baldoni, Federico Rosati, alla tastiera. Abbiamo aperto la nostra serata. Le lacrime di una donna, di tante donne. Abbiamo colto questa immagine, questo frammento di una canzone molto bella, per cantare l'espressione profonda del dolore sotteso ad ogni lotta per la libertà politica delle donne, certo, e dei popoli tutti, da 5.000 anni ad oggi. E proprio il dolore e la morte è stato il prezzo della libertà e dei pieni diritti politici che le donne hanno ottenuto soltanto nel 1946, 70 anni fa, in occasione delle elezioni amministrative prima e del referendum istituzionale poi del 2 giugno. Dopo secoli, potremmo dire millenni, di subordinazione e di esclusione dalla vita politica. E una testimonianza illustre, onorevole e encomiabile è la militanza tra le file partigiane delle donne italiane, semplicemente perché è gratuita, non determinata da altro se non dalla generosità di accoglienza e di aiuto di chi si trovava perseguitato in pericolo di vita e da una fede forte nella giustizia e nella libertà. Il dolore della lotta, della guerra, di quella guerra che ancora oggi ricordiamo, è dunque il dato storico da cui siamo partiti per un motivo molto semplice. Quella guerra è il principio di un'altra storia, di un'altra età. Quella guerra è il principio della migliore libertà che mai abbiamo conosciuto. Con tutti i limiti, con le mediocrità, con tutte le degenerazioni e bruttezze che la nostra democrazia ha conosciuto in questi 70 anni, fra cui emerge in questo momento agli occhi di tutti la corruzione dilagante e nefasta della politica. Quella guerra, quel dolore di uomini e di donne, è ancora oggi una pagina di luce della nostra storia da cui non possiamo separarci. Rompiamo pure gli schemi consumati delle memorie e delle celebrazioni, ma recuperiamo il significato integro e ancora vivo di quell'esperienza, quella libertà costata lacrime e sangue e che non è eterna, che non è immutabile. Un lavoro quotidiano per la libertà, secondo la definizione di Pietro Calamandrei nel discorso durante la seduta dell'Assemblea Costituente il 4 marzo 1947, è stata la scelta di uomini e donne di morire per la libertà. Essi sono morti senza retorica, senza grandi frasi, con semplicità, come se si trattasse di un lavoro quotidiano da compiere. Il grande lavoro che occorreva per restituire all'Italia libertà e dignità. Ecco, celebrare i 70 anni del diritto di voto per le donne italiane ha un senso solo se tale iniziativa ci può condurre ad una maggiore consapevolezza del presente e a un desiderio di un'assunzione di responsabilità rispetto all'eredità dei nostri padri costituenti. Ecco, noi diremmo per un lavoro quotidiano in senso morale e civile, per mantenere, tutelare i valori fondanti della Costituzione italiana, e non solo in ambito nazionale, ma a questo punto dovremmo dire europei. Se consideriamo il grande cambiamento che la nostra civiltà sta attraversando negli ultimi decenni, in termini di multiculturalismo, di emigrazioni, di una grave crisi economica, vediamo che i diritti politici e civili per tutti, la parità uomo-donna, è ancora una meta da raggiungere in ampi strati della società, in Italia come negli altri paesi. È stato ribadito a più voci, ma sembra che una certa sordità e mancanza di politiche di largo respiro attanagli e immobilizzi l'Europa in modo molto preoccupante. C'è un fenomeno storico, quello delle grandi migrazioni nel nostro continente, dal Medio Oriente e dall'Africa. Si tratta di un'ennesima tragedia delle guerre che si combattono intorno a noi, al nostro sempre più piccolo cerchio di pace e benessere. Tutto è già stato detto, è un problema che ci riguarda. Non serviranno muri e chiusure di frontiere per fermare popoli assediati dall'urgenza di sopravvivere. Sul rispetto oppure sulla violazione dei diritti umani, dei diritti costituzionali di tutta l'Europa, questa, l'Europa, si gioca la sua credibilità.
i suoi principi originari e forse la sua stessa ragione d'essere. Grazie per la vostra attenzione. Norma Parenti nasce al Monte Rotondo Marittimo il 1 giugno 1921 da un muratore e da una casalinga. Quasi subito la famiglia si trasferisce nella vicina Massa Marittima, dove la madre apre una locanda, Roma. Norma è ricordata come una ragazza stupenda, impulsiva e generosa, dai capelli castani, gli occhi azzurri. Una giovane dalla vitalità esuberante, ribelle e insofferente a conformistiche regole e ordini autoritari, capobanda dei tempi dei giochi fanciulleschi a Massa Marittima. Negli anni della giovinezza Norma aderisce all'organizzazione semiclandestina dell'Azione Cattolica, con lo stesso entusiasmo con il quale affronterà più tardi tutti i pericoli della lotta partigiana. Il 31 marzo 1943 si sposa con Mario Bratelli, giovane antifascista che avrà un ruolo importante nella sua formazione politica. È attraverso la rete relazionale del marito che Norma conoscerà l'operaio comunista Aldo Borri, membro del Comitato di Liberazione Nazionale di Siena, rimanendo influenzata dalla sua forte fede ideologica. Alla fine dell'anno, il 29 dicembre, Norma dà alla luce un figlio, Alberto Mario, ma non interrompe mai la sua azione politica, incitando il suo paese alla lotta. Dal 1944 inizia per Norma una fase di partecipazione più intensa alla resistenza. Rifornisce i partigiani di viveri, armi e munizioni, addirittura nascondendole nella carrozzina del suo bambino. Accompagna la macchia soldati russi e polacchi, fuggiti dalla prigionia tedesca. Offre temporaneo rifugio a ricercati politici, agli ebrei, agli sbandati, nel tenere soprastante un piccolo magazzino di proprietà del padre. Ma non rimane in stretta clandestinità, esce all'aperto. Quando i fascisti repubblichini la vedono nelle vie della città distribuire volantini di propaganda clandestina, lei li affronta in pubblico e li apostrofa: nemici, traditori della patria! Quando alla metà di maggio 1944 i militi repubblicani e i soldati tedeschi trascinano il corpo martoriato di un giovane partigiano per le vie della città, è presente. E dopo che il cadavere è abbandonato sulla piazza del Duomo, mentre quasi tutti i cittadini fuggono impauriti, lei sola ne compone le spoglie, provvedendo infine alla tumulazione della salma nel cimitero comunale. La sera del 4 giugno 1944 Mario Bratelli è attaccato mano armata da alcuni militi della Repubblica Sociale Italiana, tuttavia riesce a fuggire. Norma è ormai braccata come moglie di un oppositore politico e come attivista partigiana. I familiari ed alcuni amici le consigliano di nascondersi e di abbandonare la città, ma ella rifiuta con determinazione e continua la sua opera. La repressione nazifascista si fa ancora più dura e un crescendo di fucilazioni, di rappresaglie, di incendi. Il Palazzo Pretorio rigurgita ad ostaggi innocenti e ciò avviene in tutti i villaggi delle colline metallifere per quasi 100 minatori e partigiani uccisi. Negli stessi giorni l'attività clandestina di Norma diviene frenetica. Norma assiste con ogni mezzo i prigionieri costretti a seguire i soldati tedeschi. Focilla, li medica e quando è possibile li aiuta a rifugiarsi alla macchia. Prima di andarsene da Massa, la sera del 23 giugno 1944, gli ultimi fanatici militi fascisti e nazisti si ricordano di Norma. Tre soldati delle SS, seguiti da un'altra ventina di militi repubblichini, si recano alla locanda Roma, dove Norma gli ha fatto il suo nascondiglio e la base operativa.
La giovane e la madre sono trascinate fuori dal locale, che è devastato da bombe a mano. A Norma, che allatta, strappano il bimbo dal seno, la percuotono, la insultano, le sputano in faccia, poi mettono madre e figlia contro il muro per la fucilazione. In quel preciso istante cade una cannonata sparata dall'artiglieria americana. Molti uomini sono feriti ed anche la madre di Norma è colpita gravemente. Creduta morta, è lasciata nella strada in una pozza di sangue. Mentre gli alleati sono alle porte, a poche ore dalla città, gli aguzzini nazifascisti, ormai in ritirata, conducono Norma sulla strada maestra. Si fermano in uno spiazzo tra le piante, la ingiuriano e la torturano. Norma urla: «Capitano, c'ho un figlio al petto!» Poi le sparano. Norma cade a terra bocconi. Serna.
Cari amici, il 9 ottobre 2012 i talebani mi hanno sparato sul lato sinistro della fronte. Hanno sparato ai miei amici anche. Pensavano che i proiettili ci avrebbero messi a tacere, ma hanno fallito. Anzi, dal silenzio sono spuntate migliaia di voci. I terroristi pensavano di cambiare i miei obiettivi e fermare le mie ambizioni. Ma nulla è cambiato nella mia vita, tranne questo. Debolezza, paura e disperazione sono morte. Forza, energia e coraggio sono nati. Io sono la stessa Malala. Le mie ambizioni sono le stesse. Le mie speranze sono le stesse. E i miei sogni sono gli stessi. Cari fratelli e sorelle, io non sono contro nessuno. Né sono qui a parlare in termini di vendetta personale contro i talebani o qualsiasi altro gruppo terroristico. Sono qui a parlare per il diritto all'istruzione per tutti i bambini. Voglio un'istruzione per i figli e le figlie dei talebani e di tutti i terroristi e gli estremisti. Non odio nemmeno il talebano che mi ha sparato. Anche se avessi una pistola in mano e lui fosse in piedi di fronte a me, non gli sparerei. Questo è il sentimento di compassione che ho imparato da Maometto, il profeta della misericordia, da Gesù Cristo e Buddha. Questa è la spinta al cambiamento che ho ereditato da Martin Luther King, Nelson Mandela e Muhammad Ali. Questa è la filosofia della non violenza che ho imparato da Gandhi, Bachchan e Madre Teresa. E questo è il perdono che ho imparato da mio padre e da mia madre. Questo è ciò che la mia anima mi dice. Stai in pace e ama tutti. Allo stesso modo, quando eravamo in Swat, nel nord del Pakistan, abbiamo capito l'importanza delle penne e dei libri quando abbiamo visto le armi. Il saggio proverbio "la penna è più potente della spada" dice la verità. Gli estremisti hanno paura dei libri e delle penne. Il potere dell'educazione li spaventa. Hanno paura delle donne. Il potere della voce delle donne li spaventa. Questo è il motivo per cui hanno ucciso 14 studenti innocenti nel recente attentato a Quetta. E per questo uccidono le insegnanti donne. Questo è il motivo per cui ogni giorno fanno saltare le scuole, perché hanno paura del cambiamento e dell'uguaglianza che porteremo nella nostra società. Ricordo che c'era un ragazzo nella nostra scuola a cui il giornalista chiese: perché i talebani sono contro l'educazione dei ragazzi? Lui indicò il suo libro e disse: i talebani non sanno che cosa c'è scritto in questo libro. Loro pensano che Dio sia un piccolo esseruccio conservatore che punterebbe la pistola alla testa delle persone solo per il fatto che vanno a scuola. Questi terroristi sfruttano il nome dell'Islam per i propri interessi. Il Pakistan è un paese democratico, amante della pace. In India, bambini innocenti e poveri sono vittime del lavoro minorile. Molte scuole sono state distrutte in Nigeria. La povertà, l'ignoranza, l'ingiustizia, il razzismo e la privazione dei diritti fondamentali sono i principali problemi che uomini e donne devono affrontare. C'è stato un tempo in cui le donne hanno chiesto agli uomini di difendere i loro diritti. Il mio obiettivo è che le donne diventino indipendenti e capaci di combattere per se stesse. Quindi, cari fratelli e sorelle, ora è il momento di alzare la voce. Oggi facciamo appello a tutti i governi affinché garantiscano un'istruzione gratuita e obbligatoria in tutto il mondo per ogni bambino. Facciamo appello a tutti i governi affinché combattano il terrorismo e la violenza, affinché proteggano i bambini dalla brutalità e dal dolore. Facciamo appello a tutte le comunità affinché siano tolleranti, affinché rifiutino i pregiudizi basati sulla casta, la fede, la setta, il colore, e garantiscano invece libertà e uguaglianza per le donne. Cerchiamo quindi di condurre una gloriosa lotta contro l'analfabetismo,
la povertà e il terrorismo. Dobbiamo imbracciare i libri e le penne. Sono le armi più potenti. Un bambino, un insegnante, un libro e una penna possono cambiare il mondo. L'istruzione è l'unica soluzione. L'istruzione è la prima cosa. Vedete, colleghi, bisogna cercare di considerare questo nostro lavoro non come un lavoro di ordinaria amministrazione, come un lavoro provvisorio del quale si possa applicare alla meglio. Qui c'è l'impegno di tutto un popolo. Questo è veramente un momento solenne. Sento un certo ritegno, un certo pudore a pronunciare queste grandi parole. Si fa presto a scivolare nella retorica. Eppure qui veramente c'è nelle cose questa solennità e non si può non sentirla. Questa solennità non è fatta di frasi adorne, ma di semplicità, di serietà, di realtà, soprattutto di realtà. Non bisogna dire, come da qualcuno ho detto anche qui, che questa è una Costituzione provvisoria che durerà poco e che di qui a poco si dovrà rifare. No, questa deve essere una Costituzione destinata a durare. Dobbiamo volere che duri, metterci dentro la nostra volontà. In questa democrazia nascente dobbiamo crederci e salvarla così con la nostra fede e non disperderla in schermaglie di politica spicciola e avvelenata. Se noi siamo qui a parlare liberamente in quest'aula, in cui una sciagurata voce irrise e vilipese 25 anni fa le istituzioni parlamentari, e perché per 20 anni qualcuno ha continuato a credere nella democrazia e questa sua religione ha testimoniato con la prigionia, l'esilio e la morte. Io mi domando, onorevoli colleghi, come i nostri posteri tra 100 anni giudicheranno questa nostra assemblea costituente, se la sentiranno alta e solenne. Io credo di sì. Credo per i nostri posteri sentiranno più di noi tra un secolo che da questa nostra Costituente è nata veramente una nuova storia. E si immagineranno, come sempre avviene, che con l'andare dei secoli la storia si trasfiguri nella leggenda, che in questa nostra assemblea, mentre discutevamo questa nuova Costituzione repubblicana, seduti su questi scranni, non siamo stati noi, uomini effimeri, di cui i nomi saranno dimenticati e cancellati, ma ci sia stato tutto un popolo di morti, di quei morti che noi conosciamo ad uno, caduti nelle nostre file, nelle prigioni e sui patiboli, sui monti e sulle pianure, nelle steppe russe e nelle sabbie africane, nei mari e nei deserti. Da Matteotti a Rosselli, da Vendola a Gramsci, fino ai giovinetti partigiani, fino al sacrificio di Anna Maria Enriquez e Tina Lorenzoni, nelle quali l'eroismo è giunto alla soglia della santità. Essi sono morti senza retorica,
senza grandi frasi, ma con semplicità, come se si trattasse di un lavoro quotidiano da compiere. Il grande lavoro che occorreva per restituire all'Italia libertà e dignità. Di questo lavoro si sono riservati la parte più dura, più difficile, quella di morire, di testimoniare con la resistenza e la morte la fede nella giustizia. A noi è rimasto un compito 100 volte più agevole, quello di tradurre in leggi chiare, stabili e oneste il loro sogno, di una società più giusta e più umana, di una solidarietà di tutti gli uomini alleati a debellare il dolore. Assai pochi in verità chiedono a noi i nostri morti. Non dobbiamo tradirli. Nome di battaglia Veglia, proviene da Castello Tesino, un bel paese situato nella conca dell'altopiano del Tesino in Trentino Alto Adige. Veglia è una ragazza che, come tante sue paesane, lavora alla campagna, contribuendo all'economia della sua famiglia, ma alla fine del 1944 entra a far parte del battaglione Gerlenda. Nata per svolgere attività di resistenza in Valsugana e nel Tesino contro gli occupanti nazisti, la compagnia Gerlenda viene costituita nell'agosto del 44, in seguito a contatti stabilitisi tra ex militari dell'esercito italiano e il comandante della brigata Garibaldi, Paride Brunetti. Sotto il comando di Isidoro Giacomin, detto Fumo, la compagnia si stanzia presso Costa Brunella, zona di alta montagna situata sopra i paesi di Pieve Tesino e Castello Tesino. Memorabile la vittoria conseguita sui tedeschi il 14 settembre 1944, dopo che con un reparto suddiviso in quattro squadre, la compagnia ha assaltato la caserma del Corpo di Sicurezza Trentino di Castello Tesino, sequestrando numerose armi e facendo 55 prigionieri. La risonanza dell'evento oltrepassa i confini nazionali. Il battaglione viene elogiato anche da Radio Londra, ma la reazione del nemico non si fa attendere. I tedeschi, affiancati da membri del Corpo di Sicurezza Trentino e da mongoli del Turkestan, puntano verso il comando di Costa Brunella con l'intenzione di operare un rastrellamento. In questa circostanza, la storia testimonia che Veglia non fu soltanto una staffetta, ma anche una combattente, contribuendo attivamente alla difesa del battaglione. Durante il combattimento perde la vita il comandante Fumo e i partigiani sono costretti a riparare alla maglia Cima d'Asta. L'8 di ottobre i tedeschi operano un altro rastrellamento, costringendo l'unità a disgregarsi. Alcuni partigiani si nascondono sull'altopiano, mentre Veglia e il comandante del battaglione decidono di recarsi presso una località dove la famiglia di lei ha una casa di campagna perché vuole assistere il suo compagno ferito. Veglia è in possesso solo del suo sacco di montagna, mentre il comandante di una rivoltella. Durante il percorso verso il rifugio, i due fuggiaschi vengono catturati da una pattuglia del Corpo di Sicurezza Trentino, condotti presso il municipio di Castello Tesino. Qui vengono sottoposti ad interrogatori e disumane sevizie. Veglia viene torturata in continuazione nelle notti tra l'8 e l'11 di ottobre. Il suo comportamento è eroico. Il comandante Egebard le lancia contro anche il suo cane lupo, ma lei si rifiuta di parlare e di rivelare i nomi dei suoi compagni. Si dice che ormai ridotta allo stremo abbia risposto ai suoi aguzzini: quando non potrò più sopportare le vostre torture, mi mozzerò la lingua per non parlare. Viene infine condotta fuori dal paese e trucidata da militi. Ormai privo di vita, il suo corpo viene denudato, preso a calci e
gettato brutalmente in un dirupo nella zona di Pieve Tesino, dove ora è stato piantato un cippo per la sua memoria. Il giorno dopo nessuno osa passare da quelle parti. Clorinda viene ritrovata tra i rami degli alberi a cura del parroco di Castello Tesino, Don Silvio Cristofolini. Viene pietosamente recuperata e rivestita col magnifico abito tradizionale del paese e seppellita all'esterno del cimitero, su preciso ordine del comandante Egebard, il 14 ottobre 1944. La salma fu ricomposta e trasportata nel cimitero di Pieve Tesino insieme a quella di altri 6 eroi della montagna nella celebrazione dei funerali il 16 giugno 1945. Thank you.
Carmel, 37 anni, è una politica e attivista yemenita, membro del partito Al-Islah, la branca yemenita dei Fratelli Musulmani. La madre della rivoluzione yemenita nel 2011 ha ricevuto assieme alle liberiane Ellen Joso Sirleaf e Leimago Bowie il premio Nobel per la pace, per la loro battaglia non violenta a favore della sicurezza delle donne e del loro diritto alla piena partecipazione nell'opera di costruzione della pace. Figlia di Abdelaziz Saleh Khalid Carmel, leader dei Fratelli Musulmani, ministro degli affari giuridici, Tukul Carmel si tolse il niqab, il velo totale delle donne musulmane che copre tutto il corpo ad eccezione degli occhi, alla conferenza sui diritti umani del 2004 e da allora ha esortato le altre donne e le attiviste a levarselo. In seguito è passata al velo hijab che ne lascia il volto scoperto, un gesto inusuale nel suo paese, per essere un esempio per le donne yemenite che non potevano rimanere fuori casa oltre le 19. Moltissime le sue attività in difesa delle donne, fra cui le manifestazioni in Yemen per innalzare l'età minima in cui le donne possono sposarsi, oggi fissata a 17 anni. Nel 2005 crea il gruppo di difesa dei diritti dell'uomo, Giornaliste senza catene, per difendere in prima istanza la libertà di pensiero ed espressione. Riceve per telefono e per posta minacce e tentativi di corruzione da parte delle autorità yemenite, in quanto ella denuncia il divieto da parte del Ministero dell'Informazione di creare un nuovo giornale e una radio. Dal 2007 al 2010 partecipa direttamente o indirettamente a manifestazioni di proteste e sit-in in Piazza della Libertà a Sanaa, di fronte all'edificio del governo contro il regime di Saleh, contro gli amministratori locali yemeniti protagonisti della corruzione. Col passare del tempo, le sue proteste l'hanno esposta a numerose minacce psicologiche e fisiche e al rischio stesso della vita. Durante le sommosse popolari nello Yemen del 2011, Tukul Carmel organizza raduni di studenti nella capitale yemenita per protestare ancora contro il dittatore Ali Abdel Saleh e il suo governo. È arrestata, poi liberata sulla parola il 24 gennaio. Prende la testa di un nuovo raduno il 29 gennaio e lancia un appello per un giorno di collera. È nuovamente arrestata il 17 marzo nel corso di una nuova manifestazione. Il 18 giugno scrive un articolo intitolato La rivoluzione incompiuta dello Yemen per il New York Times, in cui Carmel attacca gli Stati Uniti e l'Arabia Saudita per il loro sostegno al regime corrotto di Saleh in Yemen, in quanto questi, secondo la giovane rivoluzionaria, usano la loro influenza per garantire che i membri del vecchio regime rimangano al potere e perché lo status quo sia mantenuto. Le agenzie statunitensi di controterrorismo e il governo saudita hanno una salda presa sullo Yemen al momento, sono esse che controllano il paese. Carmel oggi è costretta a vivere in esilio a causa del contrasto alla dittatura dell'ex presidente Ali Abdullah Saleh e per i diritti della donna nel mondo arabo. Dal 22 aprile 2015 è consulente per la promozione dei diritti umani del Comune di Roma. In un recente incontro pubblico a Genova, nella sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, Tukul Carmel ha spiegato alcune contraddizioni del mondo occidentale nella sua politica verso gli stati arabi e la condizione della donna dopo le primavere arabe. Ringrazio tutte le donne che lottano per la pace e la libertà in Medio Oriente. Una battaglia che le donne svolgono su tre fronti: contro i governi per la libertà e i diritti, contro i religiosi che quasi sempre hanno appoggiato i tiranni al potere, e soprattutto contro le usanze e le tradizioni. La tradizione ha ristretto il ruolo della donna
Il lavoro in alcune realtà può essere svolto dalle donne solo in comunità femminili. Ma le donne devono svolgere un ruolo di primo piano anche nella battaglia per la libertà. Le donne devono presentarsi come leader, non come vittime. La condizione della donna, nonostante i buoni propositi, non è migliorata dopo le primavere arabe. Il punto non è la percentuale di donne che occupa i posti di rilievo, ma la capacità delle donne di far arrivare a tutti la propria voce. Le donne sono eroine che portano avanti la battaglia per la libertà e la loro voce vincerà. Oggi il mondo arabo è sconvolto da sanguinose guerre, dalla Siria allo stesso Yemen, dove la rivoluzione lanciata dagli sciiti Houthi, sostenuti dall'Iran, ha provocato la reazione della vicina Arabia Saudita, che da tempo conduce raid aerei contro le postazioni ribelli nel nostro paese. L'Iran cerca di destabilizzare la zona. Il suo obiettivo è quello di ricostruire l'impero persiano e di collocare la capitale a Baghdad. Il ruolo dell'Iran nell'area sembra destinato a crescere con la fine delle sanzioni occidentali. Perciò il patrimonio delle primavere arabe rischia di andare perduto. Oggi lo scontro sciiti-sunniti rischia di portare il caos nel mondo islamico. Tutti i dittatori hanno giocato la carta del conflitto confessionale con l'obiettivo di far tacere la voce della rivoluzione pacifica. Lo scontro è tra pace e violenza, dittatura e libertà. Ogni terrorista è un dittatore e il terrorismo non rappresenta il mondo islamico. Non possiamo accettare di convivere con la dittatura. Arriveremo a uno stato di giustizia, libertà, democrazia. Io sono ottimista. Le primavere arabe che adesso vivono un momento difficile non moriranno. Ogni popolo che alza la voce per la libertà avrà la sua vittoria. Vive la sua infanzia a Fano, in via Fanella, secondogenita di 4 fratelli, insieme alla sua famiglia benestante e molto conosciuta, dal momento che i genitori di Leda sono commercianti di legna, lana e carbone. Lasciata la scuola dopo la quarta elementare, viene avviata come molte bambine di allora al mestiere di sarta, che impara in casa della zia Maria. Dopo l'8 settembre, esattamente il 10 ottobre 1943, Leda comincia a frequentare i gruppi dei giovani antifascisti fanesi e matura il suo impegno nel movimento della resistenza. La sua è una scelta libera, priva di coercizioni esterne. Come donna non ha alcuna necessità di sottrarsi ai bandi di arruolamento della Repubblica Sociale. Del resto, la famiglia di Leda ha salde idee antifasciste e il padre Emiliano non ha mai preso la tessera del Partito Nazionale Fascista. Perciò la casa di via Fanella diventa in questo momento un punto di riferimento importante per i partigiani e antifascisti fanesi. Leda si dà da fare in tante attività. Come molte delle ragazze della sua età, fa la staffetta. Le staffette portavano ordini, messaggi, cibo e a volte armi. Non potendo circolare gli uomini in età di leva, erano le donne a girare, mascherando quelle azioni dietro le quotidiane
quotidiane commissioni domestiche. Camminavano per chilometri e chilometri, per strade e sentieri, al freddo e al buio, con il rischio costante di essere intercettate dal nemico nei posti di blocco e nei rastrellamenti. Leda è impegnata e agisce nei gruppi di difesa della donna e per l'assistenza ai combattenti per la libertà. Partecipa inoltre alle azioni che facevano i gruppi di azione patriottici per procurare armi ai partigiani. In seguito ad una di queste azioni di trasporto d'armi, Leda viene arrestata. Scrive nel suo abbozzo di diario, 19 luglio 1944. I miei compagni, la sera del 19 verso le 22, andavano a prendere delle armi dal fascista detto Scaragnin e nel ritorno hanno dormito nella mia casa a Sant'Andrea, dove eravamo sfollati per causa dei bombardamenti. 20 luglio 1944. Mentre la mattina io, Luciano, Livio e gli altri portavamo dei fucili e rivoltelle nel nostro comando, che si trovava a Fenile, fummo fermati dai tedeschi. I miei compagni sono fuggiti e io, per non farli prendere, mi sono consegnata a loro. Il 20 luglio 1944 inizia la prigionia di Leda in mano alla gendarmeria e poi alle SS tedesche. A Mondolfo iniziano per Leda gli estenuanti interrogatori che durano per diversi giorni. La sera del 26 luglio, assieme ad un'altra ragazza, viene portata a Nubilara, dove rimarrà fino al 1 agosto, quando sarà trasferita a Forlì. Forlì è diventata un'importante sede della polizia e dei servizi di sicurezza tedeschi, dopo che questi hanno abbandonato Roma in seguito all'arrivo degli alleati. Sappiamo che con l'avvicinarsi del fronte le SS abbandonano Forlì il 27 settembre. Pertanto, in quella data, Leda viene trasferita a Bologna, che è diventato il perno del sistema difensivo tedesco. A Bologna, Leda certamente passa dal comando delle SS nelle caserme al numero 6 di via Santa Chiara alle Caserme Rosse, un complesso di edifici in aperta campagna, in una vasta area recintata a nord della Bolognina, che nell'ottobre del 1943 viene trasformato in campo di concentramento e di smistamento. Il 12 ottobre del 1944 il complesso viene colpito da un violento bombardamento alleato che distrugge oltre il 90% dei fabbricati esistenti. Sotto le bombe tedeschi e fascisti si eclissarono e così divenne più facile per Leda fuggire di notte come altri prigionieri illesi saltando da una finestra. La ragazza inizia il suo ritorno a piedi verso casa, vagando randagia per le campagne dell'Emilia, senza riparo, senza vestiti adeguati, in un autunno rigido e piovoso, in una zona che sta per diventare immediata retrovia del fronte. È un'evasa, che condivide le stesse condizioni vissute dai prigionieri di guerra che sono evasi, e hanno raccontato la necessità di tenersi il più possibile nascosti e lontani dai centri abitati, la difficoltà di chiedere aiuto a case sconosciute e quella di dormire all'aperto, al freddo. Nei pressi di Faenza, Leda trova ospitalità presso una famiglia contadina in relazione con i partigiani e riprende a svolgere l'attività di staffetta. Rimane lì per parecchio tempo, finché un violento bombardamento uccide tutti i componenti della famiglia. Cerca allora rifugio all'ospedale di Castel Raniero. Allontanandosi da Castelraniero, probabilmente Leda è rimasta nel territorio collinare alla sinistra della via Emilia. Le tracce imprecise di cui disponiamo la indicano a volte a Faenza, a volte a Forlì. Fu fermata e fatta prigioniera dai polacchi per circa una quindicina di giorni, probabilmente scambiata per una collaborazionista fascista. Leda viene liberata infine quando è riconosciuta da un partigiano slavo il 10 novembre 1944. Una mattina poco prima di Natale, e il 20 dicembre 1944, il cane degli Antinori abbaia a lungo, prima che Leda compaia sulla curva di via Fadella. Fano era stata liberata dagli alleati già il 27 agosto 1944.
tornata in pieno inverno, con indosso gli stessi vestiti estivi di quando era stata fatta prigioniera, appena un giacchetto in più ricevuto dai contadini e zoccoli ai piedi. È fortemente provata dalle sofferenze attraversate, distrutta fisicamente e invecchiata. Nonostante ciò riprende la sua attività nel Partito Comunista, nell'Unione Donne d'Italia, impegnata in quel momento in attività di assistenza ai reduci e ai bambini e nelle scuole. Ma deve fare i conti con le sue pietose condizioni di salute. Ha la febbre e tossisce. Rapidamente si scopre ammalata di tubercolosi, una malattia implacabile. Dopo 3 mesi di febbre, tosse, cefalea, l'11 marzo 1945 viene portata all'ospedale Santa Croce di Fano. Dopo molte sofferenze, Leda muore alle 6 del mattino del 3 aprile 1945 per meningite tubercolare. Il funerale si svolge il 5 aprile. Per il corso di Fano sfila un corteo che non finiva mai, con tanta gente, bandiere rosse e garofani rossi. Si prende per mano a battaglia finita.
fatto sera, che adesso si ritira. Basta sfida tra la gente come un innocente che non c'entra niente. Fredda come un dolore, dolce e nera senza cuore. E la moglie di Anselmo sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, dal cielo di pelle. E suo trans collegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso ne avanza. Così fu quest'amore dal mancato finale, così splendido e vero da potervi ingannare. Coltiva la terra da generazioni, di padre in figlio. Qui non ci sono altro che campi, risaie e bufali a perdita d'occhio. Sampat Paldevi nasce e cresce qui. Nonostante la povertà e la mancanza di istruzione, è riuscita a ribellarsi, sfidando i poteri forti in modo semplice, perché le donne di questa parte dimenticata di mondo potessero migliorare la loro condizione sociale. Sono una donna. Per farmi sentire devo gridare più forte degli altri. In modo pacifico, per quanto è possibile. E se necessario, anche con i pugni. Ribelle già da bambina, al posto di sorvegliare la crescita dei germogli di riso nelle risaie della sua famiglia, segue di nascosto gli scolari puliti e ordinati fino a scuola. Impara l'essenziale, a leggere e scrivere, spiando il maestro di nascosto. L'infanzia di Sampat si divide tra Kairi e Anumandara, a 50 km di distanza, un luogo sacro dedicato a Anuman, il dio scimmia. Anumandara è un minuscolo villaggio, appena una manciata di case appollaiate in cima a una collina scoscesa. Sotto il paesaggio è diviso tra campi a perdita d'occhio da una parte e la foresta dall'altra. Niente elettricità, niente acqua corrente. Figuriamoci una scuola. Uno dei grandi problemi della condizione femminile in India è il fenomeno del matrimonio di spose bambine. La mano di Sampat viene promessa all'età di 12 anni. Le nozze durarono 3 giorni. La seconda sera io e Munilal fummo dichiarati ufficialmente marito e moglie. I componenti delle due famiglie si toccarono i piedi in segno di rispetto. Gli uomini fumavano bidi, le donne mangiavano dolci. Ormai ero la moglie di Munilal. L'insieme era un po' irreale, ma tutto ciò che mi importava in quel momento era di tornare a giocare con i bambini della mia età. Munilal e la sua famiglia vivono a Rauli, una città di 10.000 abitanti. La prima nemica con cui Sampat si scontra è la suocera, una donna che osserva le tradizioni con rigore e non vede di buon occhio la nuora ribelle e poco rispettosa dei gradi delle caste.
Lei e il marito verranno cacciate di casa, ma la ragazza, ormai anche mamma, non si arrende e fonda la sua prima organizzazione solidale, una scuola di cucito, per rendere le donne rifiutate come lei economicamente indipendenti. Per non creare problemi decidemmo dunque di ritrovarci a Goada, un villaggio posto a pochi chilometri di distanza. Fu lì che aprì la mia scuola, in un piccolo locale preso in affitto. Le mie allieve avevano tra i 7 e i 13 anni. Sampat Pan inizia a frequentare raduni dove si chiedono più diritti e rispetto. Scopre un mondo nuovo, popolato da donne consapevoli del loro ruolo familiare, ma anche sociale, che non si arrendono davanti alla prepotenza degli uomini, ma anzi lottano perché ciò che è stato scritto su carta, la parità di genere, trovi una strada per realizzarsi e sfidare l'organizzazione gerarchica indiana. Dopo l'ennesimo torto subito dalla famiglia del marito, Sampat trova la forza per lasciare la Rauli. L'istinto la conduce a Badausa, circa 20 chilometri più in là. Le reti di self-help tra donne iniziano a venir create dall'abile mano di Sampat. L'indiana di questa sperduta regione del nord capiscono che solo sono inermi, ma insieme possono fronteggiare qualsiasi uomo che picchia la moglie, qualsiasi funzionario corrotto, qualsiasi poliziotto che non fa il suo dovere. Nel 2004 Jai Prakash arriva alla porta di Sampat. L'uomo che lavora per un'organizzazione non governativa umanitaria sprona Sampat a fare di più. Creano il loro quartiere generale a 10 km da Badausa. In realtà Dara era un grosso villaggio, case primitive, strade sconnesse e animali in giro ovunque. Persino la strada principale che passava davanti a casa nostra era in terra battuta. Ma era un luogo di passaggio, sempre brulicante di gente, tra sfaccendati, venditori abusivi, le rare auto che riuscivano a passare. Nel 2006 Sampat è la fondatrice della Gulabi Gang, un gruppo di attiviste politiche dell'India settentrionale, nello stato dell'Uttar Pradesh. La gang viene fondata insieme a 25 donne dai 40 ai 70 anni, provenienti dalle caste più umili, spesso vedove, tutte aiutate da Sampat e decise ad aiutare a loro volta altre donne a ribellarsi contro il potere maschile. Gulabi vuol dire rosa in hindi ed è il colore che Sampat ha scelto per identificare la gang. Tutte le donne durante le manifestazioni pubbliche o sit-in di protesta ai commissariati di polizia devono indossarlo per essere un gruppo facile da identificare, per essere unite. Nonostante i suoi impegni familiari e le proposte di entrare in politica, Sampat non intende fermarsi, ma vuole mostrare agli uomini chi sono le donne del suo gruppo e di cosa sono capaci. Non siamo una banda nel senso usuale del termine, siamo una banda per la giustizia. Il gruppo, che conta diverse migliaia di donne e pochi uomini nella regione a sud dell'Uttar Pradesh, su un centinaio di chilometri quadrati intorno al capoluogo del distretto, si comporta come se fosse riformato da vigilantes ed opera per far raggiungere una maggiore giustizia sociale per i poveri, ma con una maggiore attenzione per le donne. Il loro obiettivo è quello di incutere paura a malintenzionati e di guadagnarsi il rispetto dei funzionari che hanno il potere di facilitare e promuovere un cambiamento della situazione. Le componenti della banda brandiscono bastoni di bambù ed asce e quando si presenta la necessità ne fanno uso. I loro obiettivi più importanti sono: fine del matrimonio tra i bambini, fine della tradizione dell'abbandono delle mogli, lotta alla criminalità e alla corruzione in India. Nella tradizione indiana le donne sono sempre state considerate come esseri inferiori, quindi non hanno diritti e sono soggette all'uomo.
Le donne devono obbedire ai loro mariti e non possono uscire di casa senza il loro permesso. In alcuni villaggi sono tenuti a lavorare completamente velate in pubblico. Le donne sono anche violentate e non possono dire nulla. Da un'indagine recente risulta che in media, in India, una donna viene violentata ogni mezz'ora ed un'altra è uccisa ogni 75 minuti. In teoria, le donne sono uguali agli uomini. Siamo in un paese libero, con leggi moderne, e la Costituzione ci accorda gli stessi loro diritti. Di fatto, non appena una donna cerca di liberarsi dal giogo che le è stato imposto, non appena cerca di superare certe barriere, subito viene messa in discussione la sua personalità, viene attaccata la sua reputazione. In campagna, se una donna decide di non coprirsi più il viso con il sari, se rivolge la parola ad un solo uomo che non sia suo marito, viene accusata di essere indecente. Se una donna si innamora di un altro, è colpa sua. Se decide di vivere con un compagno di sua scelta, si dice che è scappata di casa. Se quelli della sua famiglia la riacciuffano, rischia di finire ammazzata. Il suo partner invece non rischia niente. Anche se è un uomo sposato, nessuno dirà mai che è scappato di casa. Se sua moglie decide di tornare dai genitori, come minimo la mettono alla porta. L'uomo invece riceverà solo un blando ammonimento, seguito dai complimenti per aver ritrovato la ragione. Peggio ancora, se una donna viene stuprata, è colpa sua. È chiaro che se l'è cercata. E i poliziotti si rifiuteranno di accogliere la denuncia. Se viene stuprata da un uomo sposato, è lei la colpevole. Le sanzioni sociali non hanno nulla a che vedere con le sanzioni legali. Oggi le donne che fanno parte della gang rosa sono circa 20.000. Oggi le donne che fanno parte della gang rosa sono circa 20.000. Continuano a lottare ogni giorno per far cambiare le cose. Passo dopo passo, anno dopo anno, battaglia dopo battaglia. Sono una donna. Per farmi sentire devo gridare più forte degli altri. In modo pacifico per quanto possibile. E se necessario, anche con i pugni. Mia cara, mia comare, male, male.
famiglia Lazzarini abita a Calmagnano di Certaldo, a Macerata Feltria. I Lazzarini sono operai e braccianti. A 12 anni Angela va già a servizio. A causa della guerra, dei bombardamenti e dello sfollamento, nel giugno del 1944 torna a casa. Le propongono di restare a servizio dai gentili a Macerata Feltria, oppure di seguire una parente sfollata nella vicina Repubblica di San Marino, ma lei preferisce restare con i suoi e sceglie di andare ad opera per la mietitura alla Madonna di Mercatale, un podere in pianura confinante con la strada provinciale a pochi passi dal paese. Qui conosce un giovane militare di 16 anni, in stanza presso la caserma repubblichina di Mercatale. Due cominciano a frequentarsi ed entrano in confidenza, finché il giovane le chiede di aiutarlo a fuggire. Nonostante la contrarietà della famiglia, Angela lo aiuta. Provvede agli abiti civili richiesti, seppellisce la divisa militare e il fucile del ragazzo lungo un filare, poi lo accompagna presso un amico di famiglia a Capicello, nella zona della Castellina. Il giorno dopo Angela viene arrestata dai fascisti delle Brigate Nere, che la conducono a Sasso Corvaro, presso il comando della milizia del console Berico Zuccari. Lei nega tutto e per questo viene rilasciata. Intanto i fascisti di stanza Mercatale hanno requisito la motocicletta a un rivenditore di sali e tabacchi di Certaldo, quale sa che Angela ha aiutato quel ragazzo a liberarsi della divisa, del fucile e a scappare. Sembra che sua moglie abbia contribuito a rivestirlo in borghese. Allora va al comando e si offre di rivelare il nome di chi l'ha aiutato, a patto che gli restituiscano la moto. Fa il nome di Angela, ma non ottiene indietro la motocicletta. Il 27 giugno Angela viene arrestata di nuovo, condannata a morte da un tribunale fascista improvvisato. Durante questa terribile circostanza la giovane è costretta ad assistere nella piazza di Mercatale alla fucilazione di Angelo Marchi, 19 anni, di Cremona, ex soldato della Guardia Nazionale Repubblicana di stanza Pian di Meleto, scappato per arruolarsi nella 5ª Brigata Garibaldi dopo l'attacco partigiano del 28 aprile a quella caserma, catturato pochi giorni prima nei pressi di Pirlo. Angela passa 2 giorni rinchiusa alla Madonna di Mercatale, dove subisce le orribili violenze del caporale Bergotti. Al mattino i fascisti la portano fuori e, dopo essersi inquadrati, si mettono in cammino verso Certaldo per giustiziarla nel piazzale della chiesa ai piedi del campanile. Era l'ora di pranzo. Sono entrati in casa un tenente ed altri fascisti che invitavano mio zio, Don Leone Fucci, a Calmagnano, dove abitavano i Lazzarini, per prestare i conforti religiosi ad Angela, che doveva essere fucilata. Mio zio restò sbalordito, ma dovette seguirli, ed invitò me e mio padre ad andare con lui. Quando arrivammo sopra casa nuova, c'erano i fascisti che arrivavano, saranno stati una 70. Forse avevano paura di qualche attacco partigiano. Angela era in testa al corteo, i fascisti sparsi davanti e dietro. Man mano che si avvicinavano, la gente si nascondeva per paura. Dopo aver ricevuto i sacramenti, Angela si calmò ed apparve rassegnata. «Le poche cose che ho le lascio alle mie sorelle», disse. E fece l'elenco: un orologio, un anello, una catenina. Un ufficiale ordinò che fosse portata al muro, ma lei volle andarci da sola. La fecero sedere su una sedia. Angela chiese di essere voltata verso la Madonna. Così praticamente venne fucilata non alla schiena, ma di 3/4. Al puntate, Angela invocò Dio, poi la scarica. Lei cadde in un lago di sangue. Il colpo di grazia, raccapricciante e inutile, perché era già morta.
Nawal El-Sedoui è nata in un piccolo paese a pochi chilometri dal Cairo nel 1931. All'età di 11 anni si sottrae alla volontà della famiglia che la voleva sposa sottomessa e si laurea in medicina nel 1954. Chirurgo toracico, specializzato in psichiatria, inizia a lavorare nel suo villaggio, dove assiste a disuguaglianze sociali, violenze sessuali e la mutilazione genitale su bambine, da lei stessa subita a 6 anni. Dall'esperienza nasce il suo primo saggio Donne e sesso, pubblicato nel 1972, una denuncia aperta che le costa il posto di lavoro dalla sanità pubblica. Difensore in prima linea delle libertà delle donne, ha combattuto durante i suoi anni di servizio come medico, poi a capo della direzione sanitaria presso il Cairo contro la pratica delle mutilazioni genitali femminili. Successivamente ha unito l'attivismo sociale alla militanza politica e culturale. Come rappresaglia al suo coraggio nel denunciare l'oscurantismo e l'abuso contro le donne, fu licenziata dal Ministero della Sanità, allontanata dalla direzione di una rivista sanitaria e rimossa dal ruolo di segretario generale aggiunto dell'Associazione Medica in Egitto. Era solo l'inizio di una persecuzione che durò per decenni e che assunse sempre di più le sembianze di un accanimento contro una donna, diventato simbolo della battaglia di molte donne. Nel 1981 il presidente Anwar el-Sadat la fa rinchiudere nel famigerato carcere di El Kanater con l'accusa di sovversione contro lo Stato, per aver protestato contro gli accordi di Camp David e contro la legge che impone il partito unico nel suo paese. Con una matita da trucco prestata da una detenuta e della carta igienica, scrive Memorie dal carcere femminile, uno dei suoi testi più famosi. Al sopruso dello Stato si aggiunsero i processi intentatole dalle forze reazionarie e religiose. A metà degli anni Ottanta fu accusata di apostasia e di vilipendio della religione e fu citata in giudizio affinché venisse separata dal marito, lo scrittore Sherif Ettada, secondo una legge che dà la possibilità a chiunque di intromettersi nella vita privata di una coppia. Negli anni 90 il suo nome apparse in quelle che furono chiamate le liste della morte, in cui gruppi fondamentalisti islamici minacciavano intellettuali ed artisti. Davanti alle minacce, Nawal El-Sedoui dovette lasciare il paese per gli Stati Uniti, ma dopo solo qualche anno tornò in Egitto per continuare il suo impegno culturale, sociale e politico. E nel 2005, in un atto di sfida simbolico, decise di presentarsi alle elezioni presidenziali contro Hosni Mubarak, ma ovviamente anche questo le fu impedito. Fra un licenziamento e l'altro, un'incarcerazione e una denuncia, numerosi suoi libri furono censurati o del tutto vietati. L'amore al tempo del petrolio, uscito in arabo nel 1993, è un libro di denuncia contro la condizione femminile nel mondo arabo. È una denuncia forte che si burla di una certa interpretazione della religione e di una certa gestione del potere politico. All'attivo di Nawal El-Sedoui una quarantina di libri fra narrativa, saggistica e teatro, tutti incentrati sul tema della libertà delle donne, battaglia per la quale la 85enne egiziana ha consacrato tutta la sua vita. Oggi è una delle maggiori oppositrici della mutilazione genitale, che dal 2008, grazie alle sue battaglie, è formalmente vietata in Egitto. In Italia, Nawal El-Sedoui ha destato l'interesse dei media quando, alla veneranda età di 80 anni, nel 2011, si unì ai manifestanti in piazza Tahrir al Cairo per protestare contro il regime di Mubarak, durato 30 anni. Con i capelli raccolti da 2 treccine, si apprestava a condurre l'ennesima battaglia per la libertà.
Oggi la maggior parte delle persone nel mondo, nel nord e nel sud, si stanno ribellando contro il sistema capitalista patriarcale. Da Piazza Tahrir al Cairo, a Occhio Pistretto a New York e in tutto il mondo. Le donne e gli uomini stanno lottando insieme in Egitto come in altri paesi. Non è abbastanza essere donna, essere contro il patriarcato, e non è abbastanza essere liberale o socialista, essere contro il capitalismo e il colonialismo. Non è abbastanza essere atei per combattere l'oppressione religiosa. Abbiamo donne che sono più patriarcali degli uomini. Abbiamo uomini socialisti che sono più capitalisti dei leader di estrema destra. E abbiamo atei che sono più fanatici dei fondamentalisti. La controrivoluzione in Egitto sta ancora uccidendo giovani uomini e giovani donne rivoluzionarie. Da gennaio 2011 migliaia sono stati uccisi, migliaia sono stati mutilati, migliaia sono stati imprigionati, ma la rivoluzione continua. Non abbiamo perso la speranza, nonostante il duro contraccolpo contro di noi. Le donne in Egitto sono sempre più escluse dai poteri controrivoluzionari, dai posti importanti, dalle attività politiche e dai consigli superiori formati dopo la rivoluzione. Le cosiddette elezioni democratiche in Egitto dopo la rivoluzione hanno portato in Parlamento il 2% dei parlamentari donne e una buona maggioranza di fratelli musulmani e di gruppi salafiti che sono più arretrati di altri gruppi fanatici religiosi. Ma la lotta in Egitto continua. Dobbiamo unire le forze a livello mondiale e locale per combattere. Non dobbiamo separarci in una lotta di livello globale e locale. Viviamo in un mondo, non in tre mondi, dominato dallo stesso sistema oppressivo. Il sistema capitalista, imperialista, religioso, razzista, militare e patriarcale. Prima o poi ci libereremo. Non perderemo mai la speranza, perché la speranza è potere. Soul I have a ray.
redemption song, redemption song. Emancipate yourself from mental slavery, can but ourselves get free our mind. Have no fear for atomic energy, cause none of them can stop the time. Hold on, show the killer prophets while we stand aside and look. Who some say it's just a part of fate, we've got to fulfill the book. Won't you have to sing these songs of freedom? Cause all I ever hear, redemption song, redemption song. Yourself from mental slavery, can't but ourselves get free our warm mind. Ain't no fear for atomic energy, cause none of them can stop at the time. How long shall the killer prophets while we stand aside and look? Oh yes, songs are just a part of fate, we've got to fulfill the book. You had to sing these songs of freedom, cause all I ever heard, redemption song, all I ever heard, redemption song, these songs of freedom, songs of freedom. Donne che sono morte per la libertà, donne che lottano per la libertà e canti di redenzione. E noi abbiamo finito così questa serata, un lavoro quotidiano per la libertà. Ringrazio il tecnico che ha assistito al video, Mara Calesini, e ringrazio Angelo Martini che ha montato e assistito tecnicamente alle luci e ai suoni. E ringrazio i lettori che hanno letto per noi, Giuseppina Calvisi. Denis Marcucci. Raffaele Benciari. E Gian Pietro Ribelli. Bernardini, che è il presidente Appi, che oltre ad aver letto il discorso di Pietro Calamandrei ha collaborato molto attivamente a questa serata, ha preparato tutte le immagini del PowerPoint, ha diciamo fatto di tutto e di più, per cui grazie Marco per questa cosa. E con te, Donatella ed Emanuela Bastianelli. Maria Maddalena e poi le voci delle nostre canzoni, canzoni da tutto il mondo. Mirko Ricci, nostro cantante. Grazie Mirko, grazie. E Susanna Vecchietti, la nostra voce femminile, grazie Susanna. Grazie. Ringraziamo i musicisti Federico Rosati, le tastiere, grazie per l'invito. Giacomo Baldoni alla chitarra, grazie Giacomo. Ringraziamo l'AMPI del Montefeltro che ci ha aiutato questa serata.
che ha avuto fiducia in noi, l'amministrazione comunale di Macerata Feltre che ci ha ospitato in questo teatro. Ringraziamo voi che siete venuti qui questa sera con noi per una serata di pensieri, riflessioni, insomma impegno, ma io spero anche un po' di piacere di stare insieme. E lascio la parola a Marco. E vogliamo ringraziare Daniele Mariotti per questa bellissima opportunità di riflessione di momento di condivisione. Grazie Daniela. Solo un piccolo ringraziamento a voi soprattutto che siete venuti qui. Certo, uno spettacolo così è un po' difficile da starci, però grazie comunque che siete venuti. Grazie a tutti coloro i quali hanno lavorato per preparare questo spettacolo, perché sembra, ma bisogna starci dietro per preparare. E poi noi non siamo professionisti, perciò è 10 volte più difficile prepararlo, cercare l'immagine, trovare, preparare le canzoni che sono state conosciute, poi in delle lingue stranissime e difficilissime da ripetere. Poi volevo ringraziare il comune di Macerata soprattutto, che ci ha dato questo bellissimo teatro a disposizione, sono andati ieri sera, ci ha seguito in tutto. Poi l'ultima cosa volevo ricordarvi che, se il tempo lo permette, domani c'è la tradizionale festa delle Petrelle, del 25 aprile, domani, il giorno della liberazione, sono 71 anni che l'Italia abbiamo visto si è liberata. Speriamo che il tempo tenga, le previsioni sembrano che il pomeriggio sia buono, perciò siete tutti invitati a venire alle Petrelle, noi lo organizziamo, comunque se dovesse fare qualche voce chiuso è coperto. E l'ultima cosa, poi vi lascio, c'è il tesseramento dell'AMPI, perché è un'associazione che ONLUS, una volta c'erano anche dei finanziamenti statali, oggi non ci sono più neanche quelli, perciò l'unica possibilità che abbiamo per fare qualcosa, per fare anche queste piccole cose, sono il vostro contributo, ragazzi. E uno fare questo foro di contributo c'è il tesseramento, c'è la tessera che uno può prendere, può contribuire. Grazie di nuovo.